Forse non te ne sei mai accorto, ma c'è un nemico presente in tutti i Souls, almeno per similarità, ed è presente anche in Elden Ring. Guarda il video fino alla fine per una piccola chicca. Oggi ti racconto qualcosa di davvero interessante, uno degli argomenti che mi ha più affascinato di tutto Elden Ring. Ti parlerò della fazione più misteriosa e losca di tutto l'Interregno. Se ti chiedessi, da cosa è dipeso il collasso della regina Marika, tu cosa mi risponderesti? Beh, la sua disfatta è derivante da molti fattori ed il più evidente è la morte di suo figlio Godwyn Laureo. L'artefice di questo assassinio sembra essere la sua sorellastra Ranni, almeno per molti. Ci sono molte teorie al riguardo, ma do per buona questa ed in colpo Ranni. In fondo è quella più quotata. L'assassinio però è stato gestito ed eseguito dai Neri Coltelli. Le assassine dei Neri Coltelli sembrano essere tutte quante delle Numen, proprio come Marika, e provengono dalla città eterna che potrai esplorare nel sottosuolo. Nonostante questa fazione di assassine abbia compiuto il lavoro commissionato anni fa, potrai incontrare svariati Neri Coltelli in giro per le lande dell'Interregno, anche se il loro intento e la loro presenza rimane un mistero. Forse hanno cospirato con Ranni come ti accennavo prima, ma non posso dare per buono il fatto che queste assassine siano delle serve della maga, visto che il lavoro richiesto è stato svolto. Con l'avanzare nella questline di Ranni, fuori dalla sua porta potranno essere visti svariati corpi dei Neri Coltelli, e questo avvalora la mia teoria personale, ma potrebbe anche essere tutto un enorme bluff di Ranni per sviarci da scoprire il suo complotto e che effettivamente i Neri Coltelli lavoravano per lei. Forse ti stupirò. I Neri Coltelli erano già presenti nei Souls precedenti, se non altro per design e tematica. Stiamo parlando dei Forlorn di Dark Souls 2. Se non sai chi siano questi tizietti, te lo spiego immediatamente. Nel secondo capitolo della saga, spesso si veniva invasi da questi assassini durante le esplorazioni di Dranglake. Ed anche in questo caso, la fazione era composta da sole donne senza teste in questo caso. Ma in effetti nemmeno in Elden Ring hanno la testa. I Forlorn, o meglio le Forlorn, avevano perso le loro sembianze a causa degli esperimenti di Aldia, mentre nel caso dei Neri Coltelli, From Software è stata meno tragica, decidendo di nascondere la loro apparenza sotto dei veli speciali. Ma non finisce qui. C'è anche un'altra similitudine, questa volta in Dark Souls 3. La ballerina, un'altra assassina femmina completamente velata, un boss. Anche se in questo caso la faccia effettivamente c'è, nonostante gli sviluppatori l'abbiano mascherata con un modello dei dettagli davvero bassi e texture scure. Inoltre, tramite gli screenshot dell'alpha test di Dark Souls 3, quindi eoni fa, è stata avvistata una versione più piccola della ballerina, totalmente amichevole, che successivamente non è mai stata aggiunta al gioco. In Elden Ring invece troviamo una fazione molto interessante con due Neri Coltelli che hanno un nome: Alecto, capa dei Neri Coltelli, e sua figlia, Tish, rispettivamente un boss ed un'evocazione spiritica. E tu dirai, ovviamente loro hanno dei modelli unici. No. La sola assassina dei Neri Coltelli ad essere unica non ha un nome ed è la prima che incontriamo nel gioco, mentre esploriamo un determinato dungeon. E tu ti chiederai, perché proprio quell'assassina è unica? Giustamente. In realtà è davvero semplice. Il modello è diverso. Questa versione ha perso il velo che nasconde alla vista le assassine ed è ricoperta da profondi tagli e graffi ricoperti di sangue. Perché From abbia deciso di creare una versione di Neri Coltelli ferite diversa dalle altre non è chiaro. L'unica giustificazione che mi viene in mente è che essendo un boss iniziale, o perlomeno che andrebbe affrontato all'inizio, dovevano fare in modo che fosse più debole e giustificare questa debolezza. Certo è che il clan dei Neri Coltelli ha avuto un ruolo fondamentale in Elden Ring e connette un sacco di personaggi e sviluppa la storia del gioco. Ma nonostante questo, restano dei personaggi misteriosi, dalla storia ancora più misteriosa e misteriosi, l'avevo già detto? Piccola chicca, Melina condivide alcuni moveset dei Neri Coltelli ed anche la lama che essa utilizza per combattere ricorda vagamente la base del coltello nero. Che quest'arma sia stata forgiata da una serie di pugnali come quello di Melina ed anch'essa sia una Numen? D'altronde si dice sia figlia di Marika. Tu cosa ne pensi?